siamo davanti probabilmente a una trasformazione epocale della salute attraverso quelle che sono le tecnologie digitali che la influenzano e la influenzeranno sempre di più nei prossimi anni, per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di opportunità, ma ci sono anche delle criticità. Direi che se dovessi identificare una criticità prevalente o comunque una dimensione che va curata in modo particolare perché questa trasformazione abbia successo, questo è il tema della formazione dell'informazione che riguarda da una parte il cittadino, barra paziente, barra cliente, ma soprattutto io direi il professionista sanitario. Il professionista sanitario è, anche se stiamo parlando di una trasformazione che va sempre più direttamente verso il paziente, però il professionista sanitario non può abdicare, non deve abdicare al suo ruolo di intermediario di questa trasformazione e quindi deve farlo nella maniera più possibile consapevole e cosciente e costruttiva. Se il professionista sanitario non maturerà questa consapevolezza, questa capacità di gestire in maniera corretta, di selezionare le tecnologie giuste, di saperle presentare al paziente, di creare quell'engagement del paziente, beh, credo che avremo qualche difficoltà a rendere queste tecnologie una dimensione di successo ai fini della salute. Quindi quello, se dovessi identificare un passaggio chiave in questo momento, sceglierei proprio questo. E quindi lì c'è un percorso da fare importante che partirà dalle università, che partirà poi dai corsi post-universitari e che partirà dalla formazione, quella di educazione continua per il medico, per l'infermiere, per gli altri professionisti sanitari. Cioè che quello in questo momento mi sembrerebbe il settore più delicato e sul quale va fatto uno sforzo veramente rilevante.